Vediamo come va questa prova di Moto 2. Sono troppi aiuti qua. Vediamo se dei box posso togliere. Eccoci allora. No. Semiautomatico. Ok. Come 0%. Via il cronometro. Proprio adesso doveva venire lì in mezzo alle scatole. Ciao Joe. So già che farò praticamente schifo, ma... Grazie per avermi spinto. Gas. E te che non vedo quello che scrive che sono tenuto in te. Sì, dopo passo a codi, se ci sei passo a codi. Minchia. Adesso mi riprende. No, dai.
Piega, piega. Questa qua è una pista che non mi piace per niente. Questa l'ho completamente sbagliata. Ok. Eccolo. Miseriaccia. Adesso qua nelle qualifiche lo uso, ma Nakagami che oggi è arrivato addirittura terzo. Ho sbagliato. Sgommate. Grazie Joe, ci becchiamo più tardi. Sì, ma non faccio durare 39 minuti le qualifiche, oh cavolo. Faccio qua l'ultimo giro, se riesco a salire un po'. Sto cazzo di acceleratore, se schiacci troppo ti parte via di culo. Ancora Nakagami un'altra volta. Niente. Quattordicesimo, Madonna. Si parte nelle retrovie. Però vabbè. L'altra volta sono partito 24esimo, sono arrivato terzo. Adesso che partiamo un pochino più avanti dovrebbe andare un pochino meglio. Almeno. Vediamo cosa riusciamo a fare. Questo qua poi non è una pista che mi piace granché, anzi. Buongiorno, buongiorno e benvenuti dal circuito di Termas de Rio Hondo in Argentina. Ancora qualche minuto e poi i piloti della Moto2 correranno per aggiudicarsi il secondo round del mondiale. Come potete intuire dalle immagini che vi arrivano dal tracciato, ci aspetta una corsa all'insegna del bel tempo. 37 gradi sull'asfalto. Rins, Zarco e Lo. La gara sta per cominciare, i piloti sanno che tutta la Siamo fatica in fatta fino ad fondo. oggi
non conterà nulla se non taglieranno il traguardo nelle posizioni che contano. Che caspita. Ma sbagliatissimo. Ho frenato troppo. Abituarmi. Dove cacchio hanno messo il traguardo questi? Scia. Perché tutti hanno lasciato tranne me?
Sbagliatissima, adesso mi arrivano in 58 dentro. Cosa sto facendo? E secondo. Mamma mia. Caspita. Tutto tirato. E Rins un'altra volta. Però adesso sono primo in classifica mondiale. Passare pochi giorni che ci gioco, non male come carriera, dai. L'opportunità di trovare in moto sempre più veloce con cui correre, salire di categoria, cercare di diventare il campione del mondo MotoGP durante la stagione, ti informerò quando ci sono proposte per correre con altri team. Tutto dipende dalla tua reputazione, più tifosi ti seguono, più team ti interessano, meglio essere un'offerta che riuscirà a provare. Ah, ottimo, ottimo. Guardiamoci il calendario. America. Bene, bene. Devo raggiungere, no, 15ª posizione minimo. Il record è di Low, aggiornato quest'anno. Oh, caspita, caspita, caspita. Folgar. Siamo sul moto mondiale, moto 2. Iniziamo la gara. Buongiorno, buongiorno da Austin. Qui tutto è pronto per dare inizio al turno di qualifica che deciderà chi domani partirà dalla bagnato. Prima posizione sulla griglia di... Oh cazzo, non ho mai fatto una gara sul bagnato. Medio perché qua non ho mai fatto una gara sul bagnato senza TCS, cioè per la verità non ho mai fatto una gara sul bagnato.
sbagliatissima. Usarlo tutto CTCS. Mai fatto questa pista, cazzo. E mezzo per aver tagliato mezzo centimetro. Miseria ladra. Ok, devo rifare tutta la curva. Ci sono di storie. Sto andando. Vedere cosa faceva Rins. Thank you.
credo. Sono 32 rosso? No. Che caspita. No, troppo. Ancora in prima posizione con 2 minuti e 19, non ci credo. Vediamo se rispondo di loro. Vediamo come stanno andando gli altri. Sono primo. Vediamo di andare subito alla gara, non voglio aspettare 37 minuti. Gli italiani hanno fatto abbastanza schifo, tranne Morbidelli. Oh, andiamo avanti. Vediamo cosa si riesce a fare. No, siamo in modalità semi-pro. Pochi aiuti e niente. L'abilità sul bagnato finalmente sono riuscito ad aumentarla leggermente. Io non avevo mai fatto una gara sul bagnato. Non ho mai fatto un cavolo sul bagnato fino ad ora. Adesso vediamo se è ancora bagnato. Caloroso saluto dagli Stati Uniti a tutti i telespettatori. Ci troviamo. Quindi siamo sull'asciutto per trasmettervi la diretta della gara Moto 2. Il tempo è sereno e le temperature sono perfette per correre. Quindi restiamo in attesa solo di capire chi tra i piloti tutto diverso ha optato per le gomme dure e chi invece per quelle morbide. Vediamo se. Morbida e morbida. Stiamo sul morbido, tutto morbido. Ok. Parto in pole position. Sono anche primo nel mondiale dopo la seconda gara e vediamo se riusciamo a combinare qualcosa di buono. Adesso ancora qualche istante, il semaforo si spegnerà, vedremo se i piloti in prima fila sapranno sfruttare il vantaggio o se la tensione giocherà brutti scherzi. Qualifiche sul bagnato ma gara sull'asciutto. No, 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 no. Ho fatto la difficoltà dei giocatori IA intermedia. Quindi io sono in modalità semi-pro.
Fin da subito ha dimostrato di andare veloce sul bagnato, però. Allora, sul bagnato avevo attivato il TCS, ora lo spengo totalmente che sull'asciutto per ora ho imparato a controllare abbastanza bene. Accelerazione, anche perché togliendolo ci si diverte anche un pochino in più, qualche sgommata in più. Sembra che io abbia qualcosa in più in stampista qui. Nei due precedenti Gran Premi era una lotta continua qua. Proprio non c'è storia. Cavolo, sono 1 secondo 3 e ho sbagliato pure a fare la curva. Che cavolo, questa qua ho cannato anche questa. Infatti sono arrivato troppo alto. Questa curva in discesa è tremenda. Chi è che mi sta seguendo? Siete in due. Peccato che non compaiono i nomi di chi segue. Non saprei con chi sto parlando. Oh cavolo, questo ho aspettato troppo a frenare. Però mi è andata bene, dai. Abilità frenanti. Vanno bene. Se si va. Due minuti di pista non è male. Sta per cominciare l'ultimo giro. Le gomme però si sono consumate per bene. Si sono avvicinati. Accidenti. Questa mi sono costati parecchi secondi. La qualifica, ma col bagnato riuscivo a farle meglio. Fuori il piedino, nessuna penalità perché non ho accelerato. Ho attivato tutte le possibili penalità con bandiera, eccetera, eccetera, eccetera. Lowe's è riuscito a recuperarmi. 6 decimi di svantaggio per lui, ma non è che siano così tanto di vantaggio per me.
consumo delle gomme si sta facendo sentire. Eccolo qua che infatti si è presentato. No, non toccarmi però. Non posso sbagliare le ultime curve, dai. No, secondo un'altra volta, non ci posso credere. Beh, almeno non è Rins, quindi dovresti ancora prima la mondiale. Rogero record è mio. Vediamo, mondiale ancora in su, però Lowe's è solo, manca solo 8 punti, Zarco, cavolo, Rins ha perso un paio di posizioni, la Kalex, la mia bella motoretta, ha preso un fracasso di punti, e avanti così, facciamo i conti. Un'altra volta secondo, non sono ancora salito sul primo gradino del podio, incredibile. Vediamo se la prossima è ancora moto 2. Vado avanti, altrimenti mi dovrò fermare qua. Ciao, un po' di team mi hanno contattata. Se sei interessato, trovi le loro offerte in lista team. Podio sudato, non tanto sudato, più che altro nell'ultima parte di gara ho fatto schifo. Tutti in spalle per il prossimo Gran Premio. Istituzione, non posso fare male, sono carico, bla bla. Ok, email. Muore il team alle stelle grazie alle prestazioni che ho ottenuto finora, tanto che tutti i ragazzi sarà in grado di arrivare almeno in prima posizione. Oh caspita, non vorrei mica mettermi. Contratti proposti, vediamo la MotoGP chi è che mi... Sempre la Ducati, Desmo 16. No, c'è nessuno in MotoGP, no, beh, pare normale, chi mi vuole. Poi la MMX2, allora praticamente allora un'altra Kalex Luti Marini e Baldassarri e Salom. Simone Corsi, c'è questa Kalex che mi intriga. Nakagami, anche questa Kalex di Nakagami non ne sarebbe male. Vediamo questa, un altro Vignales, Tonucci e Vasquez. Allora avevo detto che questa vediamo però. Anche se quasi quasi non cambierei.
Per adesso niente cambi. Non mi convincono. Vediamo il calendario cosa offre. Jared, ma sì. Fulgher nel 2014. 1,42. Vediamo un po'. Ital Trans. In questa Palex qui mi trovo bene. Siamo vicino al Portogallo. Però ancora Spagna, dai. Uff. Direi ultimo gran premio. Qualifiche brevi faccio. Molto brevi. Faccio 2-3 giri. Oh, caspita che pioggia. Siete collegati con il circuito di Jerez. TCS attivato sul bagnato perché devo finire che mi siamo in casa di spagnoli. Vediamo un po' cosa si riesce a fare, dai. Questo circuito non l'ho mai fatto, mai, mai. Non l'ho mai fatto, quindi anche un doppio difficile perché non lo conosco e non so com'è. Sto un po' imparando adesso, però se succede come in America che vai le libere in pioggia e poi la gara la fai sull'asciutto, un po' diverso lo è. Ma perché devono far uscire la gente intanto che sto facendo proprio la prima curva? Ho sentito vibrare. Sentito proprio vibrare. Quando vibra vuol dire che sta perdendo aderenza alla moto e probabilmente se continui così va a finire che cadi. È il 99,99%, a meno che molli l'acceleratore, allora lì smette di vibrare, la moto si riassesta e sta in pista.
scivoloso con sta cazzo di pioggia. Mi hanno già segnato la seconda posizione nelle qualifiche. Qualcuno ce ne ha di più di me. Vediamo se riesco a migliorarmi un po'. Non mi è sembrato di migliorare, ma invece in realtà sì. Mi sono ripreso la prima posizione. Avrò rosicato qualche centesimino. Come ho fatto bene questa curva, proprio bene. Su 50.000 fatte da schifo quasi, una ogni tanto fatta giusta ci vuole. Vabbè, sarà anche un po' il TCS che aiuta. D'altronde sul bagnato per ora non mi fido a non metterlo. Senza controllo di stabilità, difficile. No, sfrenato in ritardo. L'ho ripresa. Oh, sta andando. Ha perso minimo un secondo e mezzo lì. Qualcuno mi ha voluto rispondere e sono di nuovo secondo. Vediamo se riesco. 50 51, ma niente da fare. Ritorniamo ai box e vediamo. Sono secondo. 0062. E andiamo quarto. Si sono risvegliati Rins e Zarco e vabbè, sono in seconda fila, non male. Tutte le abilità si stanno sviluppando, soprattutto quella sul bagnato, che era a 40 fino a due gare fa. A trovare bagnato in qualche gara. Beh, comunque questa da pioggia a gara bagnata TCS lo lascio ancora al massimo. Prenderò qualche punto in meno sul controllo dell'accelerazione, però saluto a tutti gli amanti del Moto Matera che ospita, come da tradizione, il Gran Premio di Spagna, classe Moto 2. Come potete vedere voi stessi dalle immagini, al momento il cielo è sereno, ma sulla pista è comunque presente uno spesso strato di acqua che darà parecchio filo da torcere ai piloti. Infatti, Meda dice bene. Vediamo un po'. I motori avanti. Sono caldi, i piloti sono allineati. Ancora pochissimi istanti e qui adesso avrà inizio un altro Gran Premio di Spagna. Parma e via. Partenza super.
Una Kagami, quanto ce n'ha? Passi, non passi, ne cagami, non passi. Almeno vorrei che non passassi. Dove sto andando? Invece di uscire bene sono uscito proprio a culo. Un super staccatone. Allarga, allarga, allarga. E via. Troppo tardi, fregato. Chi è che mi ha tamponato un po'? No, invece riesce a stare davanti. Sbagliata completamente l'entrata, non l'uscita. Quanti cacchio sono passati? Troppo lungo. Scusa Franco. L'ultimo giro comincia a fare gli errori, cazzo. E se li mangia fuori, no! Prima qua me li spaffavo tutti. Il curvone. Staccatone della Madonna che finisce male. Accelerare ha fatto molto male.
L'ho sbagliata, l'ho sbagliata. No, 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 stavolta non mi fotti. No, a sto giro me lo merito il podio. Che cazzo, provo a rifare questa curva, se riesco a farla meglio. Eccoci. Meritatissimo. E che cazzo. Benissimo. Miglior giro 1,51. E avanti così. Primo nel mondiale anche. Zarco si sta facendo vedere. 1,50.